Eccoci di nuovo in diretta dal cortile San Damaso in Vaticano dove tra poco Papa Francesco terrà eh, l'udienza, l'udienza generale di oggi mercoledì 2 settembre. È la prima udienza aperta ai pellegrini eh, in questo periodo di emergenza sanitaria. Ecco che il Papa eh, si ferma lungo le transene mantenendo sempre le distanze, si ferma a scambiare qualche, qualche parola con i pochi pellegrini che questa mattina hanno la possibilità di partecipare all'udienza eh, generale. Ripeto che ancora una volta eh, al centro della catechesi di Papa Francesco ehm, ci sarà il tema della pandemia e delle sue conseguenze sociali. Oggi nello specifico la solidarietà e la virtù della fede. I presenti non fanno sentire, si fanno sentire con questo applauso. Ehm, ne approfitto per ricordare che mh, sabato 5 settembre eh, ricorderemo, sarà il 23° anniversario della morte di una Grande donna, di una grande santa che molti di noi hanno avuto la gioia anche di conoscere. Sto parlando di Madre Teresa di Calcutta, un esempio di donna, questa innamorata di Cristo e messasi al servizio di Cristo, presente nei più poveri tra i poveri. E qui vorrei citare il viaggio che fece Giovanni Paolo II in India, se non vado errato, nel febbraio dell'86. Eh, proprio con la visita alla casa dei moribondi a Calcutta accompagnato da madre Teresa in quel viaggio ehm, Giovanni Paolo II anche questo ormai ci dobbiamo abituare a chiamarlo santo per noi ancora Giovanni Paolo II Papa Giovanni Paolo II si presentò ecco in quel viaggio all'India con due modelli il Mahatma Gandhi per mostrare quanto l'animo indiano sia naturalmente aperto eh, al messaggio di Cristo e Madre Teresa per dimostrare quanto un animo cristiano possa essere vicino all'India con, con amore puro e non per proselitismo. E, mh, madre Teresa eh, fu beatificata il 19 ottobre del 2003 invece canonizzata, quindi elevata agli onori degli altari come santa, da Papa Francesco il 4 settembre 2016. Quindi ricordiamo sabato 5 settembre il 23 anniversario della morte di questa grande donna, di questa grande eh, santa. E... Ancora Papa Francesco si ferma lungo le transenne per salutare i pellegrini presenti stamane qui nel cortile San Damaso. Ecco, io vorrei ricordare anche che ieri abbiamo celebrato la giornata del creato. Per l'occasione è stato diffuso il messaggio di Papa Francesco. Eh, di questo messaggio e della celebrazione parleremo nella seconda parte della nostra trasmissione. Lo faremo con un ospite eccezionale, l'arcivescovo di eh, Ferrara Comacchio, eh, Monsignor Perego. Eh, diocesi questa che ospiterà le celebrazioni della quindicesima eh, giornata del creato. Il creato, eh, ricordiamolo sempre nella sua interezza, è il grande specchio in cui si riflette il buon Dio. Infrangere oppure offuscare il sia pure una minima parte eh, di, un, uh, di simile specchio significa rinunciare all'integrità del buon Dio ed è una cosa questa che va sottolineata è una cosa gravissima. Eh, se non fosse così, del resto eh, che senso avrebbe il cantico delle creature di San Francesco d'Assisi che è la lode più sublime di tutta la creazione divina? Cita fratello sole, sorella luna e così via. Ecco, um, ecco, sarebbero soltanto aride parole, mentre invece sono componenti essenziali del vero amore cristiano. L'uomo ha oggi un'immagine del mondo creato eh, molto più completa che in qualsiasi altro tempo, conosce molto meglio gli orizzonti sconfinati del macrocosmo e anche i segreti del microcosmo. L'uomo dei nostri tempi, della nostra epoca, eh, affascinato oh, dalle scoperte eh, della scienza e dalle vertiginose applicazioni che ne ha fatto la tecnica, e però spesso così assorbito dalle proprie opere da dimenticare il Creatore, il Dio dal quale prende inizio il creato con tutto ciò che contiene, con tutta. La ricchezza delle possibilità di sviluppo in esso racchiusa. Ancora qualche saluto da parte di Papa Francesco ai pellegrini che partecipano a questa udienza. Eh, prima udienza del mese di settembre, prima anche. Aperta, ehm, aperta ai pellegrini e si svolge qui, ripeto ancora una volta, nel cortile San Damaso in Vaticano. E presenti a questo incontro tanti, tanti giovani, anche molti anziani e mi vengono in mente eh, le parole pronunciate da Papa Francesco. Il 26 luglio scorso, durante nella locuzione che ha preceduto l'Angelus, ecco, 26 luglio era la memoria dei santi Gioacchino e Anna, i nonni di Gesù, e il Papa ha invitato proprio i giovani a compiere un gesto di tenerezza verso gli anziani, soprattutto quelli più soli nelle case nelle residenze, quelli che da tanti mesi non vedono i loro cari, ecco, ha invitato proprio i giovani eh, di recarsi da questi anziani, indicandoli come i loro nonni, ecco, non lasciateli soli, usate, sono parole del Papa, usate la fantasia dell'amore, eh, questa fantasia... Ehm, si esprime con delle telefonate, con le videochiamate, tanti messaggi, insomma inviate loro un abbraccio. E il Papa ora si, si è avvicinato ai, ad alcuni prelati della segreteria di Stato che hanno il compito di riassumere la catechesi di Papa Francesco eh, nelle varie lingue. Adesso il pontefice si avvia alla sede dove... Con il segno della croce darà inizio all'udienza generale del mercoledì. Saranno un migliaio i pellegrini che partecipano a questo incontro. Bene, io mi fermo qui, non mi resta che augurarvi un buon ascolto, ci sentiamo poi al termine. Buon ascolto a tutti. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci all'ascolto della sua parola e a ricevere la sua benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo Spirito. Dagli atti degli Apostoli. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, i discepoli si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Parola di Dio. Du libro des Actes des Apôtres Quand arriva le jour de la Pentecôte, Au terme des cinquante jours, les disciples se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Parole du Seigneur. A reading from the Acts of the Apostles. When the day of Pentecost had come, the disciples were all together in one place. And suddenly a sound came from heaven like the rush of a mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. And there appeared to them tongues as of fire distributed and resting on each of them. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit gave them utterance. The Word of the Lord. Lesung aus der Apostelgeschichte Als der Tag des Pfingstfestes gekommen war, waren alle zusammen am selben Ort. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten. Auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder und alle wurden vom heiligen geist erfüllt und begannen in anderen sprachen zu reden wie es der geist ihnen eingab wort des lebendigen gottes lectura de los hechos de los apóstoles cuando llegó el día de pentecostés Los discípulos estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento que llenó toda la casa donde estaban. Y aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía. Que se expressaram. Palavra de Deus. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, Veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então, apareceram línguas, como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Palavra do Senhor. قراءه من سفر اعمال الرسل ولما اتى اليوم الخمسون كانوا مجتمعين كلهم في مكان واحد فانطلق من السماء بغته دوي كريح عاصفه فملا جوانب البيت الذي كانوا فيه وظهرت لهم السنه كانها من نار قد انقسمت فوقف على كل منهم لسان فامتلأوا جميعا من الروح <سؤالك> القدس <سؤالك> وأخذوا يتكلمون بلغات غير لغتهم على ما وهب لهم الروح القدس أن يتكلموا كلام الرب Z dziejów apostolskich. Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, Znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki, jakby z ognia, które się rozdzieliły i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak, jakim Duch pozwalał mówić. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Dopo tanti mesi riprendiamo il nostro incontro faccia a faccia e non schermo a schermo, faccia a faccia. Questo è bello. L'attuale pandemia ha evidenziato la nostra interdipendenza. Siamo tutti legati gli uni agli altri, sia nel male che nel bene. Perciò per uscire migliori da questa crisi dobbiamo farlo insieme. Insieme, non da soli, insieme. Da soli no perché non si può. O si fa insieme o non si fa. Dobbiamo farlo insieme tutti quanti nella solidarietà. Questa parola oggi vorrei, vorrei sottolinearla, solidarietà. Come famiglia umana abbiamo l'origine comune in Dio, abitiamo in una casa comune, il pianeta giardino, la terra in cui Dio ci ha posto. E abbiamo una destinazione comune in Cristo. Ma quando dimentichiamo tutto questo, la nostra interdependenza diventa dipendenza di alcuni da altri. Perdiamo questa armonia della interdipendenza e della solidarietà. E diventiamo dipendenti, dipendenza da alcuni da altri aumentando la disuguaglianza e l'emarginazione, si indebolisce il tessuto sociale e si deteriora l'ambiente. Sempre lo stesso, lo stesso modo di, di agire. Pertanto il principio di solidarietà è oggi più che mai necessario, come ha insegnato San Giovanni Paolo II. In un mondo interconnesso come il nostro sperimentiamo che cosa significa vivere nello stesso villaggio globale. È bella questa espressione, no? Il grande mondo non è altra cosa che un villaggio globale, perché tutto è interconnesso, però non sempre trasformiamo questa interdipendenza in solidarietà. C'è un lungo cammino fra la interdependenza e la solidarietà. Gli egoismi, siano individuali, nazionali e dei gruppi di potere, e la rigidità ideologica alimentano al contrario strutture di peccato. La parola solidarietà si è un po' logorata e a volte la si interpreta male ma indica molto di più di qualche atto sporadico, di qualche atto sporadico di generosità, eh? è di più, richiede di creare una nuova mentalità, una nuova mentalità che pensi in termini di comunità, di priorità della vita di tutti rispetto all'appropriazione dei beni da parte di alcuni. Questo significa solidarietà. Non è solo questione di aiutare gli altri, questo è bene farlo, e di più si tratta di giustizia. L'interdipendenza per essere solidale e portare frutto ha bisogno di forti radici nell'umano e nella natura creata da Dio, ha bisogno di di rispetto dei volti e della terra. La Bibbia fin dall'inizio ci avverte. Pensiamo al racconto della torre di Babel, che descrive ciò che accade quando cerchiamo di arrivare al cielo, cioè la nostra meta, ignorando il legame con l'umano, con, con i creatori. Eh, è un modo di dire, questo accade ogni volta che uno vuole salire, 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 eh, senza avere conto degli altri, io solo, no? Pensiamo alla torre, costruiamo torri e grattacieli, ma distruggiamo la comunità, unifichiamo edifici e lingue, ma mortifichiamo la ricchezza culturale, vogliamo essere padroni della terra ma roviniamo la biodiversità e l'equilibrio ecologico. Io vi ho raccontato in qualche altra udienza eh, quei pescatori di San Benedetto del Tronto che sono venuti quest'anno e quest'anno mi hanno detto abbiamo tolto dal mare 24 tonnellate di rifiuti, del quale la metà erano plastiche. Ma pensate, questi hanno la mistica di prendere i pesci, sì, ma anche i rifiuti e portarli fuori per pulire il mare. Ma questo è, un, è rovinare la terra, non avere solidarietà con la terra che è un dono nell'equilibrio ecologico. Ricordo un racconto medievale che descrive questa sindrome di babelle che è quando non c'è solidarietà. Questo racconto medievale dice che durante la costruzione della torre, quando un uomo cadeva, erano schiavi, no? Quando un uomo cadeva e moriva, nessuno diceva nulla. Al massimo poveretto, ha sbagliato e è caduto. Invece se cadeva un matone tutti si lamentavano e se qualcuno era il colpevole era punito. Perché? Perché un matone era costoso di farlo, di prepararlo, di, di, di cuocerlo, tutto questo. C'era bisogno di tempo per fare un matone, di lavoro. Un matone valeva di più della vita umana. Ognuno di noi pensi cosa succede oggi. Purtroppo anche oggi può succedere una cosa del genere. Cade qualche quota del mercato finanziario, l'abbiamo visto nei giornali, sui giornali in questi giorni. E la notizia è in tutte le agenzie. Cadono migliaia di persone a causa della fame, della miseria e nessuno ne parla. Diametralmente opposta a Babele è la Pentecoste. Abbiamo sentito all'inizio dell'udienza lo Spirito Santo scendendo dall'alto come vento e fuoco, investe la comunità chiusa nel Cenacolo, le infonde la forza di Dio, la spinge a uscire, ad annunziare a tutti Gesù Signore. Lo Spirito crea l'unità nella diversità, crea l'armonia. Nel racconto della Torre di Babele non c'era l'armonia, c'era andare avanti per guadagnare. Lì c'era un mero strumento, mera forza lavoro, ma qui in Pentecoste ognuno di noi è uno strumento, ma uno strumento comunitario che partecipa con tutto se stesso all'edificazione della comunità. San Francesco di Assisi lo sapeva bene e animato dallo Spirito dava a tutte le persone, anzi alle creature, il nome di fratello o sorella. Anche il fratello lupo, ricordiamo. Con la Pentecoste Dio si fa presente e ispira la fede della comunità unita nella diversità e nella solidarietà. Diversità e solidarietà uniti in armonia, questa è la strada. Una diversità solidale possiede gli anticorpi affinché la singolarità di ciascuno che è un dono unico e irrepetibile non sia mali di individualismo, di egoismo. La diversità solidale possiede anche gli anticorpi per guarire strutture e processi sociali che sono degenerati in, sistema, in sistemi di ingiustizia, in sistemi di oppressione. Quindi la solidarietà oggi è la strada da percorrere verso un mondo post-pandemia, verso la guarigione delle nostre malattie interpersonali e sociali. Non ce n'è un'altra. O andiamo avanti con la strada della solidarietà o le cose saranno peggiori. Voglio ripeterlo, da una crisi non si esce uguali da prima. La pandemia è una crisi. Da una crisi si esce o migliori o peggiori. Dobbiamo noi scegliere. E la solidarietà è proprio una strada per uscire dalla crisi migliori. Non con cambi cambiamenti superficiali, con una verniciata così e tutto a posto. No, migliori. Nel mezzo di crisi. Una solidarietà guidata dalla fede ci permette di tradurre l'amore di Dio nella nostra cultura globalizzata, non costruendo torri o muri. E quanti muri si co stanno costruendo oggi? Torri o muri che dividono ma poi crollano, ma tessendo comunità e sostenendo processi di crescita. Veramente umana e solida, e per questo aiuta la solidarietà. Io faccio una domanda: Io penso ai bisogni degli altri? Ognuno si risponde nel suo cuore. Nel mezzo di crisi e tempeste, il Signore ci interpella e ci invita a risvegliare e attivare questa solidarietà capace di dare solidità, sostegno e un senso a queste ore in cui tutto sembra naufragare. Possa la creatività dello Spirito Santo incoraggiarci a generare nuove forme di familiare ospitalità, di feconda fraternità e di universale solidarietà. Grazie. Très Saint Père, les fidèles de langue française présents à cette audience et ceux qui sont reliés par les moyens de communication sociale sont heureux de vous exprimer leur sincère fidélité et leur filiale gratitude. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux personnes âgées, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, la famille humaine a Dieu comme origine unique. Elle habite une maison commune et est appelée à une même destinée dans le Christ. Mais lorsque nous oublions cela, les inégalités et les exclusions apparaissent, le tissu social se fragilise et l'environnement se détériore. Afin que l'interdépendance dans laquelle nous vivons ne devienne pas dépendance des uns par rapport aux autres, nous avons besoin de solidarité. Celle-ci implique une nouvelle mentalité qui pense en termes de communauté. Le récit biblique de la tour de Babel montre que lorsque nous oublions les liens qui nous unissent entre nous, avec la nature et avec le Créateur, nous détruisons la communauté à la pentecôte au contraire l'esprit saint donne la force de dieu pour annoncer le christ ressuscité et il crée l'harmonie il inspire la foi d'une communauté unie dans la diversité et dans la solidarité où les structures créant les injustices sont corrigées et où la personnalité de chacun qui est un don unique, ne se transforme pas en individualisme égoïste. La solidarité guidée par la foi nous permet de traduire l'amour de Dieu dans nos sociétés et dans nos cultures, non pas en construisant des murs qui divisent, mais en édifiant une communauté stable et vraiment humaine. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones. Saluto di cuore i pellegrini di lingua francese. In questi tempi difficili che stiamo attraversando vi incoraggio a rispondere nella fede agli appelli che lo Spirito Santo ci rivolge, affinché diamo prova di solidarietà verso le persone che incontriamo e che contano sul nostro sostegno fraterno. Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire, Je salue cordialement les fidèles de langue française. En ces temps difficiles que nous traversons, je vous encourage à répondre dans la foi aux appels que l'Esprit-Saint nous adresse, à faire preuve de solidarité envers les personnes que nous rencontrons et qui comptent sur notre soutien fraternel. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English speaking faithful here present and those joining us through the media wish to express to you their sentiments of respect and esteem and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to all children and young people. The elderly and the sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our continuing reflection on the current pandemic, we have seen how closely connected we are, dependent on one another precisely because we were created by God and share a common home. We can only emerge stronger from the present crisis if we do so together. The Church's social doctrine thus speaks of the need for the virtue of solidarity. Authentic solidarity is not just about offering help to others, it is a matter of justice. It requires a radical change in our thinking that looks to the good of the community, defends the right to life for all. And promotes a just sharing of the earth's goods. The biblical story of the Torah Bible shows what happens when a society seeks to build its own way to heaven, forsaking God, losing sight of solidarity with the most vulnerable, and valuing things over relationships. This destructive Bible syndrome is countered by the event of Pentecost. Where the gift of the Holy Spirit creates a harmonious unity in diversity for the true building up of society. May the Holy Spirit grant us the wisdom and creativity to find those forms of solidarity needed in a post COVID world for the healing of interpersonal and social ills and the growth of the human family in fraternity, justice, and peace. The Holy Father will now greet the English speaking faithful in Italian. Saluto cordialmente i fedeli di lingua inglese. Il mio pensiero va in modo particolare ai giovani che riprenderanno la scuola nelle prossime settimane. Su voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace di Cristo. Dio vi benedica. I cordially greet the English speaking faithful. My thoughts turn especially to young people returning to school in the coming weeks. Upon all of you and your families, I invoke the joy and peace of our Lord Jesus Christ. God bless you. Heiliger Vater. Die hier Anwesenden sowie die über Rundfunk und Internet teilnehmenden Gläubigen deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der Universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vater Unser in lateinischer Sprache. Danach erteilt der Heilige Vater den apostolischen Segen und schließt darin besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Kranken ein. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, die gegenwärtige Pandemie zeigt, wie sehr wir alle miteinander verbunden sind, im schlechten wie im guten. Daher können wir nur gemeinsam und solidarisch diese Krise überwinden. Solidarität ist mehr als die ein oder andere großzügige Geste. Es geht dabei um eine Mentalität, eine Gesinnung des Wir, für die jeder Mensch gleich wichtig und wertvoll ist. Solidarität bedeutet also auch Gerechtigkeit. Mit der Erzählung vom Turmbau zu Babel führt uns die Bibel vor Augen, was passiert, wenn wir hoch hinaus wollen, dabei aber die Verbindung mit den Mitmenschen, mit der Schöpfung und mit dem Schöpfer ignorieren. Im Gegensatz zu Babel steht das Pfingstereignis. Der Heilige Geist kommt wie Wind und Feuer von oben auf die Apostel herab, erfüllt sie mit der Kraft Gottes und drängt die ängstlich verschlossene Gesellschaft hinauszugehen und Jesus den Herrn überall zu verkünden. Der Geist schafft Einheit in Vielfalt, denn jeder ist mit seiner Eigenheit wichtig für den Aufbau der Gemeinschaft. Eine solche solidarische Vielfalt verhindert zum einen, dass die Einzigartigkeit jedes Einzelnen in Individualismus und Egoismus abdriftet. Zum anderen, saniert sie jene sozialen Strukturen und Prozesse, die zu Systemen von Ungerechtigkeit und Unterdrückung degeneriert sind. Der Heilige Geist verleihe uns die Kreativität, neue Formen familiärer Gastfreundschaft und universaler Solidarität zu entwickeln. Saluto cordialmente i fedeli di lingua tedesca. Sono molto contento e ora di nuovo è possibile un incontro personale, faccia a faccia, nell'udienza generale. Come esseri sociali abbiamo bisogno di una tale immediatezza che fa bene all'anima. Preghiamo il Signore affinché la crisi per tutta l'umanità non sia motivo di divisione, ma di unità e di solidarietà. Grazie. <coughs> Herzlich grüße ich die Gläubigen deutscher Sprache. Es freut mich sehr, dass bei den Generalaudienzen nun wieder eine persönliche Begegnung von Angesicht zu Angesicht möglich ist. Solche Unmittelbarkeit brauchen wir als soziale Wesen und sie tut unserer Seele gut. Bitten wir den Herrn, dass die Krise die Menschheit nicht entzweit, sondern immer näher zusammenrücken lässt. Santo Padre, los fieles de lengua española presentes en esta audiencia, así como los que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social, desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá la bendición apostólica de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Queridos hermanos y hermanas, la pandemia actual ha evidenciado que todos, como miembros de una misma familia humana, estamos conectados en el bien o en el mal, porque tenemos un mismo origen, compartimos la misma casa común y un mismo destino en Cristo. Esta interdependencia nos enseña que solo siendo solidarios podremos salir adelante, pues de lo contrario surgen desigualdad, egoísmos, injusticia y marginación. La solidaridad es una cuestión de justicia, un cambio de mentalidad que nos lleve a pensar en términos de comunidad. De prioridad de la vida de todos sobre la apropiación de los bienes de parte de unos pocos. Nuestra interdependencia, para que sea solidaria y de frutos, debe fundarse en el respeto a nuestros semejantes y a la creación. Para no repetir el drama de la Torre de Babel que generó solo ruptura y destrucción a todo nivel, el Señor nos invita a radicarnos en el acontecimiento de Pentecostés. Es allí donde Dios se hace presente con la fuerza de su Espíritu Santo, que inspira la fe de la comunidad unida en la diversidad y la solidaridad. Y la impulsa a sanar las estructuras y los procesos sociales enfermos de injusticia y de opresión. La solidaridad es, por tanto, el único camino posible hacia un mundo post-pandemia y el remedio para curar las enfermedades interpersonales y sociales que afligen a nuestro mundo actual. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. He visto varias banderas españolas ahí. Bienvenidos. y también latinoamericanos de esta parte, así que no se enojan. Ahí va Pido al Señor que nos conceda la gracia de una solidaridad guiada por la fe para que el amor a Dios nos mueva a generar nuevas formas de hospitalidad familiar, de fraternidad fecunda y de acogida a los hermanos más frágiles, especialmente a los descartados. Por nossas sociedades globalizadas. Que Deus os bendiga. Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa presentes nesta audiência ou conectados através dos meios de comunicação social, Testemunham a vossa santidade sentimentos de gratidão e afeto filial e asseguram as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No final deste encontro, rezaremos o Pai Nosso em latim e depois o Santo Padre concederá a bênção apostólica a todos, com um pensamento especial às crianças, aos idosos e a quantos sofrem. Resumo da catequese desta manhã. A pandemia atual evidenciou a nossa mútua interdependência, de modo que, para sairmos melhores desta crise, é preciso que o façamos juntos, movidos pela solidariedade. O princípio de solidariedade é mais do que uma mera disponibilidade a ajudar os outros. Tem seu fundamento no fato de que a família humana tem uma origem comum em Deus. Todos moramos na casa comum e todos temos um destino comum em Cristo. Na Bíblia, há duas passagens muito elucidativas a este respeito: a Torre de Babel e a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes. No primeiro caso, a busca por alcançar o céu, ignorando os laços com os seres humanos, com a criação e com Deus, leva à ruína e à divisão. Gerando desigualdades que enfraquecem o tecido social e deterioram o meio ambiente. Já o Pentecostes mostra-nos que é a descida do Espírito Santo que leva a comunidade a abrir as portas do cenáculo e sair, criando harmonia. Na verdade, é a solidariedade guiada pela fé que nos permite traduzir o amor de Deus na nossa cultura globalizada, não construindo torres. Ou muros que dividem e caem, mas inspirando-nos numa unidade na diversidade e na solidariedade. Oferece-nos também os anticorpos da diversidade solidária, impedindo que a singularidade de cada um se perverta em individualismo egoísta e animando-nos a gerar novas formas de fraternidade fecunda e de solidariedade universal. O Santo Padre agora dará a sua saudação em italiano aos fiéis de língua portuguesa. Rivolgo um cordial saluto aos fedeli de língua portuguesa, invitando a não cansar mai mais de invocar o Espírito Santo, artífice da unidade da e fra gli homens, a fim aiuti que a cercare sempre o diálogo com todas as pessoas de boa vontade, per construir um mundo de paz. E solidariedade. Deus benedica a voi quando vi sono cari. Dirijo uma cordial saudação aos fiéis de língua portuguesa, convidando a nunca vos cansar de invocar o Espírito Santo, artífice da unidade da Igreja e entre os homens, para que nos ajude a buscar sempre o diálogo com todas as pessoas de boa vontade para construirmos um mundo de paz e solidariedade. Que Deus vos abençoe a vós e os vossos entes queridos. ayuha alaqdas yasur almu'minun an-natiquna bil-lughati al-'arabiyya. Tab'ira lakum. عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي انهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفه القديس بطرس في نهايه هذه المقابله سنرتل معا صلاه الابان باللغه اللاتينيه ثم سيمنح قداسه البابا البركه الرسوليه لكم ولجميع احبائكم ايضا وخاصه الاطفال والمتزوجين حديثا وللمرضى والمتعلّمين. اليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسه البابا فرانسيس. تامل قداسه البابا اليوم في مبدا التضامن وفضيله الايمان وذلك في اطار تعليمه في موضوع شفاء العالم. قال قداسته: نحن جميعا مرتبطون بعضنا ببعض في الشر والخير والتضامن هو الذي يخرجنا من ازمه الجائحه التي نحن فيها ويسيرنا افضل مما نحن عليه التضامن ليس مجرد مساله مساعده الاخرين انه مساله عداله ومن اجل عيش هذا التضامن علينا ان نحافظ على ترابط متين مع اخينا الانسان ومع الخليقه ومع الخالق واضاف قداسته تصف قصه برج بابل ما يحدث عندما يتجاهل هذا الترابط نبني الابراج وناطحات السحاب لكننا ندمر الجماعه ونوحد الابنيه واللغات لكننا نقتل الثروات الثقافيه نريد ان نكون ساده الارض لكننا ندمر التنوع البيولوجي والتوازن البيئي ثم يقول قداسته ان يوم العنصره هو تماما نقيض برج بابل فالروح القدس يخلق الوحده في التنوع والانسجام ويعزز الترابط لذلك فان التضامن اليوم هو الطريق الذي يؤدي بنا الى عالم افضل وهو الذي يشفينا من امراضنا الشخصيه والاجتماعيه وبالايمان والتضامن معا نعيش محبه الله في ثقافتنا المعولمه فلا نبني ابراجا او جدرانا تفصل بيننا بل نصنع نسيج الجماعه وندعم عمليات النمو فتكون حقا انسانيه وقويه والان تحيه البابا باللغه الايطاليه Le abne e Saluto i fedeli di lingua araba. In mezzo a crisi e tempeste, il Signore ci interpella e ci invita a risvegliare e attivare quella solidarietà capace di dare solidità, sostegno e un senso alle ore in cui tutto sembra naufragare possa la creatività dello Spirito Santo incoraggiarci a generare nuove forme di familiare ospitalità, di feconda fraternità e di universale solidarietà. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. احيي جميع المؤمنين الناطقين باللغة العربية وسط الازمات والعواصف يكلمنا الرب يسوع ويدعونا لنستيقظ وننشط هذا التضامن قادر على اعطاء المتانة والدعم والمعنى لهذا الوقت الذي يبدو فيه ان كل شيء قد غرق ليت ابداعات الروح القدس تشجعنا على ابتكار اشكال جديدة من الضيافه العائليه والاخوه المثمره والتضامن العالمي الشامل. ليبارككم الرب جميعا ويحرسكم دائما من كل شر. Ojcze święty, wierni z Polski z innych krajów Oraz ci, którzy jednoczą się z nami za pośrednictwem środków masowego przekazu, pragną złożyć w Waszej świątobliwości wyrazy czci i oddania. Zapewniają też o swojej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli nam swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych. A szczególnie dzieci, młodzież i osoby dotknięte cierpieniem. A oto kilka myśli z dzisiejszej katechezy. Obecna pandemia uwypukliła naszą współzależność. Wszyscy jesteśmy ze sobą powiązani na dobre i na złe. Dlatego też, abyśmy wyszli lepsi z tego kryzysu, musimy uczynić to wspólnie, wszyscy razem, solidarnie. Jak nauczał święty Jan Paweł II, zasada solidarności jest dziś potrzebna bardziej niż kiedykolwiek. W świecie wzajemnie połączonym doświadczamy, co to znaczy żyć w tej samej globalnej wiosce, ale nie zawsze przekształcamy tę współzależność w solidarność. Słowo solidarność nieco się zużyło i czasami bywa niewłaściwie interpretowane, ale oznacza o wiele więcej niż jakiś sporadyczny gest hojności. Wymaga uformowania nowej mentalności kierującej się pojęciami wspólnoty. Współzależność, aby być solidarną i przynosić owoce, potrzebuje silnego zakorzenienia w tym, co ludzkie, oraz w naturze stworzonej przez Boga. Potrzebuje poszanowania dla twarzy i dla ziemi. Duch Święty tworzy harmonię. Wraz z pięćdziesiątnicą Bóg staje się obecny. I inspiruje wiarę wspólnoty zjednoczonej w różnorodności i solidarności. Dlatego też solidarność jest dziś drogą, którą należy przebyć ku światu po pandemii, ku uzdrowieniu z naszych chorób interpersonalnych i społecznych. Solidarność kierowana wiarą pozwala nam przekładać miłość Boga na naszą zglobalizowaną kulturę nie poprzez budowanie wież czy murów które dzielą a następnie upadają ale poprzez budowanie wspólnot i wspieranie procesów prawdziwie ludzkiego i solidnego rozwoju Saluto cordialmente i Polaki! Nari fratelli nei giorni scorsi in Polonia si è celebrato il quarantesimo anniversario degli accordi che a partire della solidarietà degli oppressi diedero inizio al sindacato Solidarnosc e a storici cambiamenti politici nel vostro Paese e nell'Europa centrale. Oggi parliamo di solidarietà nel contesto della pandemia. Ed è sempre attuale quanto ha detto San Giovanni Paolo II. Non c'è solidarietà senza amore. Anzi, non c'è la felicità non c'è il futuro dell'uomo e della nazione senza amore. L'amore che è servizio, che è dimenticato di sé e disposto a donare con generosità. Cari fratelli e sorelle, siate fedeli a questo amore. Vi benedico di cuore. Otto Sua Vaisya Scienteco. Serdecznie pozdrawiam Polaków. Drodzy bracia i siostry, w minionych dniach w Polsce obchodzono czterdziestolecie porozumień sierpniowych, które jako owoc Solidarności uciśnionych dały początek Związkowi Zawodowemu Solidarność i historycznym przemianom politycznym w Waszym kraju i w Europie Środkowej. Dziś mówimy o Solidarności w kontekście pandemii. Zawsze aktualne jest to, co powiedział święty Jan Paweł II. Nie ma solidarności bez miłości. Więcej nie ma przyszłości człowieka i narodu bez miłości, która służy, zapomina o sobie i gotowa jest do wspaniałomyślnego dawania. Drodzy bracia i siostry, bądźcie wierni tej miłości. Z serca Wam błogosławię. Padre Santo, i fedeli di lingua italiana qui presenti e quelli collegati attraverso i mezzi di comunicazione sociale esprimono al successore di Pietro sincera fedeltà e filiale devozione che accompagnano con costanti preghiere al Signore per la vostra persona e per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. Questa udienza si concluderà con il canto del Padre nostro in latino, al termine del quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, agli anziani, a quanti sono provati da particolari sofferenze. Forse perché la pena... Sei Libano. Cari fratelli e sorelle, A un mese dalla tragedia che ha colpito la città di Beirut, il mio pensiero va ancora al caro Libano e alla sua popolazione particolarmente provata, e questo sacerdote che è qui ha portato la bandiera del Libano a questa udienza. Come San Giovanni Paolo II disse 30 anni fa, in un momento cruciale della storia del paese, anche io quest'oggi ripeto, di fronte ai ripetuti drammi che ciascuno degli abitanti di questa terra conosce, noi prendiamo coscienza dell'estremo pericolo che minaccia l'esistenza stessa del paese. Il Libano non può essere abbandonato. Nella sua solitudine. Per oltre cent'anni il Libano è stato un paese di speranza. Anche durante i periodi più bui della sua storia, i libanesi hanno conservato la loro fede in Dio e dimostrato la capacità di fare della loro terra un luogo di tolleranza, di rispetto, di convivenza unico nella regione. È profondamente vera l'affermazione che il Libano rappresenta qualcosa di più di uno Stato. Il Libano è un messaggio di libertà, è un esempio di pluralismo, tanto per l'Oriente quanto per l'Occidente. Per il bene stesso del Paese, ma anche del mondo, non possiamo permettere che questo patrimonio vada disperso. Incoraggio tutti i libanesi a continuare a sperare e a ritrovare le forze e le energie necessarie per ripartire. Domando ai politici, ai leader religiosi, di impegnarsi con sincerità e trasparenza nell'opera di ricostruzione lasciando cadere gli interessi di parte e guardando al bene comune e al futuro della nazione. Rinnovo altresì l'invito alla comunità internazionale a sostenere il Paese per aiutarlo ad uscire dalla grave crisi senza essere coinvolto nelle tensioni regionali. In modo particolare... Mi rivolgo agli abitanti di Beirut, duramente provati dall'esplosione. Riprendete coraggio, fratelli. La fede e la preghiera siano la vostra forza. Non abbandonate le vostre case e la vostra eredità. Non fate cadere il sogno di quelli che hanno creduto nell'avvenire di un paese. Bello e prospero. Cari pastori, vescovi, sacerdoti, consacrati, consacrate, laici, continuate a accompagnare i vostri fedeli. E a voi, vescovi e sacerdoti, vi chiedo zelo apostolico, vi chiedo povertà, niente lusso. Povertà con il vostro povero popolo che sta soffrendo. Date voi l'esempio di povertà e di umiltà. Aiutate i ai vostri fedeli e il vostro popolo a rialzarsi ed essere protagonisti di una nuova rinascita. Siate tutti operatori di concordia il rinnovamento nel nome dell'interesse comune di una vera cultura dell'incontro del vivere insieme nella pace di fratellanza quella parola tanto cara a san francesco fratellanza che questa concordia sia un rinnovamento nell'interesse comune. Su questo fondamento si potrà assicurare la continuità della presenza cristiana e il vostro inestimabile contributo al Paese, al mondo arabo e a tutta la regione, in uno spirito di fratellanza fra tutte le tradizioni religiose che ci sono nel Libano. E per questa ragione che desidero invitare tutti a vivere una giornata universale di preghiera e digiuno per il Libano venerdì prossimo 4 settembre. Io ho l'intenzione di inviare un mio rappresentante quel giorno in Libano per accompagnare la popolazione. In tal Andrà il segretario di Stato a nome mio. E lui andrà per esprimere la mia vicinanza e solidarietà. Offriamo la nostra preghiera per tutto il Libano e per Beirut. Siamo vicini anche con l'impegno concreto della carità, come in altre occasioni simili. Invito anche i fratelli e le sorelle di altre confessioni e tradizioni religiose ad associarsi a questa iniziativa nelle modalità che riterranno più opportune, ma tutti insieme. E adesso vi chiedo di affidare a Maria, nostra Signora di Harissa, le nostre angosce e speranze. Sia lei... A sostenere quanti piangono i loro cari e infondere coraggio a tutti quelli che hanno perso le loro case e con esse parte della loro vita. Che interceda presso il Signore Gesù affinché la terra dei cedri rifiorisca ed effonda il profumo del vivere insieme in tutta la regione del Medio Oriente. Adesso invito tutti, nel possibile, a mettersi in piedi in silenzio e pregare in silenzio per il Libano. Alzati. Questo momento, i pellegrini presenti nel cortile San Damaso, invitati da Papa Francesco, sono tutti in piedi e in silenzio pregano come sono stati invitati dal pontefice per il Libano. La ringrazio, Santità. Abbiamo molto bisogno del Suo sostegno e del sostegno della della Chiesa Universale per dire non possiamo continuare a vivere così in Libano. Fino adesso più di 300.000 30, di cristiani hanno presentato i loro documenti per l'immigrazione. Abbiamo bisogno della loro preghiera, del vostro sostegno e del suo amore fraterno. E vi aspettiamo per benedire la nostra amata terra. Grazie Santità, grazie mille. Saluto cordialmente voi, pellegrini qui presenti e quanti seguono attraverso i media. Vi incoraggio a invocare spesso nelle vostre giornate lo Spirito Santo. La sua forza buona e creativa ci permette di uscire da noi stessi e di essere per gli altri un segno di conforto e di speranza. Rivolgo un pensiero speciale agli anziani, ai giovani, ai malati e agli sposi novelli. Il Signore conosce meglio di noi stessi le attesse e le necessità che portiamo nel cuore. Affidiamoci alla Sua provvidenza con piena fiducia, ricercando sempre il bene anche quanto costa. Grazie. benediscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc non gadusque in seculum. Aiterium noctum in nomine Domini. Qui feci cerum et terra. Benedicat vos, omnipotent Deus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Bene, con la benedizione apostolica preceduta dal canto del Padre nostro in latino si è conclusa l'udienza generale, la prima udienza generale del mese di settembre tenuta da Papa Francesco nel cortile di San Damaso in Vaticano. Si conclude anche la diretta, io mi congedo da voi, ma ci ritroviamo amici di Radio Vaticana Italia tra qualche istante sempre qui sulle frequenze di Radio Vaticana Italia. A tra poco.